Buonasera, bentrovati. Questa è una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo della tragedia che è avvenuta oggi intorno alle 13:50 sull'autostrada Torino-Milano in prossimità dell'uscita Chivasso Centro. Un uomo che era sceso dal proprio veicolo dopo un tamponamento è stato travolto e ucciso da un'altra vettura che procedeva in direzione Milano. La vittima, che non è stata ancora identificata, è morta sul colpo. Sono in corso le indagini da parte della polizia stradale. E adesso parliamo invece di cronaca giudiziaria. Non fu abuso d'ufficio, è stato assolto il sindaco di Rivarone che negò la carta d'identità ad un amministrato che non aveva pagato alcuni tributi comunali. Ma sentiamo di più da Emma Camagna. Pietro Ragni, sindaco di Rivarone, negò a un abitante del suo paese il rinnovo della carta d'identità, pretendendo che prima pagasse i contributi IMU e TARSU di cui il comune era creditore nei suoi confronti. Accusato e processato in abbreviato dal GUP Stefano Moltragio per abuso d'ufficio, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, mentre per il PM Andrea Zito avrebbe dovuto essere condannato a un anno. Il giudice ha accolto la tesi del difensore Tino Goglino. Il cittadino aveva denunciato il sindaco spiegando che a fronte del diniego a ottenere il documento condizionato al pagamento di tasse ancora in sospeso, fu costretto a rivolgersi al comune di Alessandria. Quella carta d'identità gli serviva per fare un viaggio al quale dovette rinunciare. Il mio cliente deve essere risarcito, ha chiesto Alexandra Saddi, parte civile per il cittadino, mentre il difensore di Ragni ha sostenuto che il sindaco non aveva colpe. La stampante per produrre il documento era guasta e se il rivaronese voleva espatriare gli era consentito perché la validità della carta d'identità era stata prorogata. Il sindaco non aveva alcuna volontà vessatoria nei confronti del suo amministrato e il suo agire fu casomai ispirato all'esigenza di recuperare l'insoluto tributo destinato non certo a se stesso, ma alle casse del comune. Adesso una buona notizia: la scorsa settimana 206 dipendenti del trasporto pubblico alessandrino erano in ansia per il posto di lavoro. Era in discussione infatti il passaggio nella nuova società privata, la Line, che ha acquistato la fallita ATM in affitto di gestione ultimamente ad AMAG Mobilità. Tutti oggi tirano un sospiro di sollievo perché all'ultimo minuto, prima che scattasse il blocco degli autobus a mezzanotte, è stato siglato l'accordo tra le parti. Ma sentiamo di più in questo servizio. Firmato in extremis l'accordo per il trasporto pubblico di Alessandria. Sono tutti salvi i posti di lavoro dei 206 dipendenti dell'ATM AMAG Mobilità. Venerdì sera, dopo 3 giorni di intense trattative, a meno di 2 ore dalla scadenza ultima che sarebbe avvenuta a mezzanotte, è stato firmato l'accordo. I sindacati hanno spiegato le condizioni subito all'assemblea dei lavoratori che si è tenuta dopo. E per rendere l'idea di come sia stato accolto il nuovo contratto, basta dire che tutti i dipendenti dell'assemblea alla fine hanno fatto partire un applauso liberatorio verso chi aveva condotto la trattativa. Quindi i sindacati, la nuova proprietà Line e AMAG Mobilità e poi ancora per le parti coinvolte, incluso il mondo politico e amministrativo cittadino che ce l'ha messa tutta. 206 famiglie hanno quindi tirato un sospiro di sollievo, ma anche tutti gli alessandrini che vedono viaggiare gli autobus oggi e che rischiavano invece di restare chiusi nei depositi venerdì a mezzanotte. Il curatore fallimentare di ATM, infatti, aveva avuto l'ordine chiarissimo dal giudice amministrativo che in mancanza di accordo bisognava mettere i lucchetti ai cancelli allo scoccare del 1º aprile, quando non ci sarebbero più state le condizioni per rispettare tutte le leggi che regolamentano il servizio di trasporto pubblico. Scongiurato il pericolo, però, alle 4 del mattino gli autisti, che era previsto fossero di turno, hanno firmato il nuovo contratto e poi si sono messi alla guida degli autobus. A quanto ci risulta, al momento tutti i dipendenti stanno firmando il nuovo contratto, anche se non è ancora del tutto definito. Mancano gli accordi di secondo livello, tipo i premi di produzione, gli incentivi e tutte quelle cose per
previste dai vecchi contratti, sempre per quanto riguarda il secondo livello. Ma per la trattativa c'è ancora tempo per 60 giorni ed anche se venisse firmata all'ultimo minuto avrebbe valore retroattivo, quindi a partire dal 1 aprile e i lavoratori riceverebbero gli arretrati. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha finanziato con 15.000 euro la parte informatica e di collegamento in rete per un progetto sperimentale di telepsichiatria che per la prima volta viene applicato su pazienti residenti in una comunità psichiatrica e in un gruppo appartamento. Il percorso è curato dall'ASL AL. Ma sentiamo di più nel servizio di Alessandra Della Cà. Un progetto sperimentale che farà sì che le strutture abilitate si prendano in carico classi di utenti particolari che per caratteristiche cliniche o logistiche non si possono spostare per raggiungere le strutture sul territorio. Si tratta della telepsichiatria, il cui percorso verrà messo in atto dalla struttura complessa di salute mentale dell'ASL AL con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Credo che le esperienze innovative in campo territoriale siano molto rare. Si pensa che la medicina del territorio sia una medicina essenzialmente povera tecnologicamente. In realtà quello che abbiamo presentato oggi è un progetto che attesta esattamente il contrario, che anche a livello territoriale possono essere fatte esperienze innovative basate sulle tecnologie, dove non è tanto il concetto di telemedicina che è innovativo, la telemedicina è oramai una realtà consolidata, quanto piuttosto il target, cioè il paziente psichiatrico istituzionalizzato che viene seguito con la telemedicina. L'esperimento è fra i primi in Italia e viene applicato a 27 pazienti molto gravi, di cui 18 con gravissimi problemi giudiziari. Noi avremo un appuntamento settimanale per ogni struttura in cui il medico curante o il medico referente della riabilitazione psichiatrica prenderà contatti fissi con le due strutture. In più, in questa occasione il medico potrà anche attraverso certificazioni elettroniche, firme elettroniche, adeguare le terapie, adeguare le cartelle e in più avremo la possibilità ogni giorno in arrivo da parte delle strutture esterne di essere informati sull'andamento dei singoli progetti. È lungo 16 metri ed alto 4 il murales contro la violenza realizzato dagli studenti del liceo artistico Carrà di Valenza. Raffigura una donna stesa per terra con gli occhi chiusi e si trova sulla facciata della palestra del liceo Galilei di Alessandria. I ragazzi hanno iniziato l'opera la mattina per terminarla verso sera. Grazie all'aiuto del team di Inchiostro Festival e del writer alessandrino Guido Bisagni. È stata questa la conclusione di Officina Parsifal, progetto promosso dall'associazione Medea Onlus che si occupa di sensibilizzare la popolazione sulla lotta alla violenza delle donne e che ha coinvolto circa 300 studenti con una serie di laboratori a tema. Adesso nella verde storica tenuta della Fornace di Alessandria si è svolto un interessante convegno organizzato da Confagricoltura Donne sul tema alimentarsi è un diritto, non sprecare un dovere. Ci racconta tutto Franco Capone. Organizzato da Confagricoltura Donne, UPO e Cultura e Sviluppo di Alessandria, si è svolto in un salone dell'azienda agricola La Fornace di Via Ale Teresa Mischen un convegno che ha avuto come tema del dibattito alimentarsi è un diritto, non sprecare un dovere. Al convegno è intervenuto l'onorevole Massimo Fiorio, correlatore della legge Gadda, la 166 contro lo spreco alimentare. La consapevolezza dell'opinione pubblica che del grosso paradosso che stiamo vivendo, cioè di da una parte uno spreco di cibo fortissimo, noi gettiamo via quasi un terzo di quello che viene prodotto nei campi e poi trasformato, e dall'altra parte un tema di denutrizione, chiamiamola anche fame, che non riguarda soltanto i paesi che noi classicamente intendiamo, ma riguarda anche i paesi occidentali, i paesi avanzati, e quindi sacche di povertà in cui il tema della nutrizione e dell'alimentazione è un tema forte. Sono poi intervenuti Giampaolo Mortara, direttore della Caritas di Alessandria, che ha parlato del diritto al cibo e delle famiglie in difficoltà, Luigi Frati della Colletta Alimentare ed Enrico Nada dell'attività sociale Nuova Coop, che si è intrattenuto sul buon fine delle eccellenze.
davanti ad un pubblico numeroso, presenti amministratori comunali, rappresentanti di enti e associazioni, ha fatto gli onori di casa la vicepresidente provinciale della Confagricoltura di Alessandria, Maria Teresa Bausone. Questa legge è importante, non solo, ma è stato istituito il 5 di febbraio ogni anno, giorno dello spreco alimentare. Per cui meglio di così che cosa dovevo fare? E adesso parliamo di libri e passiamo la linea alla nostra redazione di Torino, a Roberto Monteriso. Buonasera e benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Ora parliamo di trasporti con la presentazione di un libro, Torino-Lione 1960-2016, realizzato dall'ANSA in collaborazione con TELT, ma anche del progetto della linea del servizio ferroviario metropolitano 5 della stazione San Luigi e del Movicentro, realizzati proprio in anticipazione della tratta nazionale della Torino-Lione. Il servizio. Torino-Lione 1990-2016, un volume che ripercorre la storia della Torino-Lione attraverso gli scatti fotografici, le pagine della cronaca giornalistica, i protagonisti e le tappe che hanno condotto alla ratifica parlamentare dell'accordo internazionale per l'avvio dei lavori della TAV. Ma è stata anche la presentazione del progetto della linea SFM5 del sistema ferroviario metropolitano della stazione San Luigi e del Movicentro, realizzati in anticipazione della tratta nazionale della Torino-Lione. Il corridoio est-ovest italiano è un corridoio ormai definito con i lavori in corso, quindi entro il 2017 si può dire che tutti i principali cantieri della direttrice da Trieste al confine con la Francia sono definiti, ed è un risultato direi storico per l'Italia, che direi che quindi è molto avanti nel panorama europeo per la realizzazione di questo corridoio, che ho detto dovrà essere soprattutto un corridoio merci per spostare tantissimi camion dalle nostre strade, renderle più sicure e comportarci finalmente come gli altri paesi europei che fanno viaggiare le merci su ferro, e quindi la nostra cura del ferro riguarda i porti, riguarda i corridoi, perché tutti devono investire molto, regioni, Stato, enti locali, sullo spostamento delle modalità di trasporto. Noi naturalmente 26 anni per un'opera che ne dura 13 rivela una patologia. La patologia è legata, che non riguarda solo l'Italia, però noi dobbiamo mettere in conto che una decina d'anni, 8, 7, 8, più gli effetti indotti, si sono determinati per questo livello di opposizione che c'è stata. Ma questo livello di opposizione che c'è stata è nata anche perché il primo progetto era un cattivo progetto e ha dovuto essere rifatto da capo. Quindi se si partiva prima dialogando con le comunità locali, si guadagnava un po' di anni, probabilmente non ci sarebbero stati gli anni della contestazione dura. Diciamo che di questi 26 anni una decina si potevano risparmiare. L'obiettivo, credo ragionevole, è quello di arrivare a un tempo di consultazione, decisione e autorizzazione che sia analogo al tempo di realizzazione. 13 anni e 13 anni sarebbe già un buon risultato. Molto bene, ed ora la linea alla redazione di Alessandria. Noi prima di passarla allo sport, alla pagina sportiva vera e propria, diamo un'anticipazione. Luciano Randazzo, il pugile valenzano, si è ripreso la corona di campione italiano dei superleggeri dopo aver battuto i punti il triestino Luca Maccaroni al termine di 10 riprese. Una box che Randazzo ha saputo amministrare ripresa dopo ripresa davanti ad un pubblico che ha affollato il Palasport di Valenza. Ora il campione valenzano ha fatto sapere di puntare al titolo europeo sfidando il campione di categoria sul ring di Santiago. E quindi tra poco ci sarà la pagina sportiva. Oggi, vi ricordo, sarà una sintesi degli avvenimenti del weekend, soprattutto di calcio. In Serie A la Juventus pareggia a Napoli per 1-1 e riduce a 6 i punti di vantaggio sulla Roma seconda. Il Torino rimonta il doppio svantaggio contro l'Udinese, ma non va oltre il 2-2 casalingo contro i friulani. In Lega Pro invece arriva la prima sconfitta al Mocca Gaeta per l'Alessandria Calcio, che perde 4-2 contro la Gian Arminio. La Cremonese vince e ne approfitta portandosi a sole 3 lunghezze di distanza dai Mandroni, che torneranno in campo già domani a Carrara
per il turno infrasettimanale. E proprio per questo motivo vi ricordiamo che in via eccezionale questa settimana l'appuntamento con i Grigi nel cuore, la trasmissione sportiva che mettiamo in onda ogni martedì sera, e stavolta sarà di mercoledì, sul canale di Telecity 1, il canale 111 del digitale terrestre, dicevo, la trasmissione Grigi nel cuore è fissata per mercoledì. Poi dopo la pagina sportiva, vi ricordo, ci saranno le previsioni del tempo e ancora le notizie utili. Grazie per l'attenzione, arrivederci.